Sono molto contento, devo dire, di aver ascoltato entrambi i relatori. Ma al professor Givone vorrei dire che ho apprezzato molto quello che ha detto a proposito della pazienza, che probabilmente è ciò che ha salvato la pelle all'Homo sapiens. Potrei aggiungere forse che l'Homo sapiens è diventato paziente perché ha avuto paura, perché la paura che ha salvato, noi siamo figli di quelli che hanno avuto paura, quelli che non hanno avuto paura, quindi quelli impazienti, probabilmente sono tutti quanti periti. Però questa è veramente una delle questioni che ci riguarda molto molto poco in questa sede, ma volevo soprattutto sottolineare la bella conclusione dottoressa, professoressa Caramore, a proposito della sintesi che ha dato: pazienza, impazienza, cura. È vero? È vero nel senso che noi possiamo cogliere l'una e l'altra, perché la cura è qualcosa che cambia a seconda delle situazioni. Ci sono delle situazioni in cui la pazienza è importante e noi a volte non la possediamo. E quindi stiamo male. E in certi altri momenti invece noi avremo da coltivare l'impazienza, e però se siamo troppo pazienti noi perdiamo il treno, si potrebbe dire, no? Quindi la cura è qualcosa che ci suggerisce dove orientarci. Per un paradosso mi verrebbe da dire che forse conviene in parte coltivare, perché penso che la pazienza possa essere anche coltivata e appresa. Appresa nel senso anche delle discipline orientali, come lei diceva, citava le discipline. Ecco, la signora chiedeva se possiamo essere un po'. Certo, io chiederei questo, no? Se per caso è possibile trovare un modo per distribuire un messaggio che possa esercitare ad apprendere questa cura della pazienza e dell'impazienza a seconda delle circostanze. Allora, io sarò velocissima nelle risposte, visto che le domande sono un po' lente. Allora, primo vorrei semplicemente un appunto: Homo sapiens, adesso insomma ragioniamo, è chiaro che ne parliamo così perché ci piace immaginare, ma noi non, almeno io non so nulla di Homo sapiens, però così come me lo immagino certamente la pazienza del provare, riprovare, tentare, ma me lo immagino anche molto impaziente, perché se non avessi avuto l'impazienza di andare a fare un'altra cosa, costruire una cosa che forse non era utile in quel momento, ma che chi lo sa, l'ha costruita lo stesso, tentare una strada che non conosceva, ecco, anche questo saremmo ancora lì. Mentre, cioè, a me è piaciuta l'idea di questo mettere insieme pazienza e impazienza, questo Homo sapiens e la sua sapienza è costruita appunto intorno a questo doppio ritmo. Quanto lei dice, creare uno strumento per la cura, no, ma non ci sono strumenti, cioè così in ciascuno di noi lo sforzo, la responsabilità di agire il più possibile, consapevolmente e responsabilmente, nelle cose che si fanno. L'altro giorno avevo letto un articolo di Gustavo Zagrebeschi, che spero abbiate letto anche voi su Repubblica, che era bellissimo, perché diceva il suo smarrimento rispetto a questa situazione internazionale che si sta creando, e nazionale, insomma, il suo scoramento. E allora poi gli ho chiesto: ma è che il diritto che risposta dà? Ah, dice, nessuna, quella che diamo tutti i giorni, cioè cercare, era la risposta che ci dava Antonio Cassese, no? Ma come si fa di fronte a questo male del mondo? Non c'è un modo, c'è tutti i giorni tentare pazientemente, questo sì, di fare quello che si può fare, avendo di fronte agli occhi la cura dell'altro, quindi insegnare, l'insegnamento, la scuola, il fare ciascuno il proprio lavoro. Questa è l'unica cosa, non c'è un modo. No, visto che sono stato scoperto. No, tutto il tema naturalmente fa pensare e riflettere, tant'è che mi sono preparato a compulsare il testo, ma il punto che mi ha fatto più pensare è che nel momento in cui lei parlava, ha accennato come si possa dire se hanno ragione, hanno avuto ragione o meno gli attentatori di Hitler.
sembra un tema specifico, sì, lontano dalla pazienza, ma oggi lo possiamo dire, hanno avuto torto non nel concepire l'abbattimento delle gine, perché sono stati impazienti. E ce lo dicono le memorie, per esempio, di Sperl, ma anche altri dati storici, perché hanno puntato ideologicamente tutto sul simbolo, l'uccisione del corpo biologico di Hitler. E, pur essendo militari, non si sono impadroniti della radio. Ed è il Goebbels che lo nota, sono degli stupidi, lo potevano fare tranquillamente. Beh, io non mi sentirei di dire così, nel senso che mettiamoci nella loro situazione, cioè la resistenza tedesca è andata anche in Inghilterra a chiedere aiuto a Churchill, anche ad altri, e non li hanno voluti aiutare per fomentare l'odio contro i tedeschi. Insomma, voglio dire, la situazione è talmente complessa che loro hanno fatto tutto quello che potevano fare, tutto quello che sono riusciti a fare, e non ci sono riusciti. No, probabilmente la situazione era complessa, ma a questo punto è essenziale, perché è proprio l'avversario che lo fa notare. Goebbels non aveva possibilità di difendere la radio. E sì, come si fa a sapere se Hitler è morto in quella situazione della Germania se non attraverso la radio, verso il mondo? Vuole anche la virtù, l'arte, la tecnica che nasce dalla riflessione per arrivare a quella negazione impaziente dentro la pazienza. Insomma, ora io tentavo nel mio pensiero di infilare dentro questa può dare un giudizio. No, appunto, il giudizio un po' io l'ho già dato, nel senso che io non mi sento di giudicare chi non è riuscito a sconfiggere Hitler. Diciamo che ci hanno provato in tutti i modi e forse si impara dalle esperienze. Sì, si impara dall'esperienza, ma le esperienze sono sempre diverse, per cui si impara con grande fatica. Comunque è interessante anche questo suo giudizio. Allora, io sono contrario al dolore che si può evitare, per cui anche che si può? Evitare, per cui anche la pazienza col suo pathos che si può evitare. Probabilmente Bonhoeffer non avrebbe raggiunto quelle vette se non avesse il senso d'urgenza dovuto al fatto che sapeva che l'avrebbero ucciso. E così nella vita l'aereo, se non prende quell'accelerazione, quella pista finisce e non riesce a decollare, così con tante opere umane. Poi sulle cose dove non ci si può fare niente conviene avere pazienza, ma che penso sia più una questione di serenità, perché come la paura che viene esaltata, il timore di Dio, no? Penso siano più peccati capitali che, anche se non ci sono stati nel accettare cose non si possono cambiare. Rispetto all'evoluzione dell'uomo fu fatto un grosso esperimento sui bambini, gli veniva offerto un dolce molto buono per loro e gli diceva: porta pazienza che se quando torno fra poco non l'hai mangiato te ne do un altro. Era bellissimo vedere questi bimbi filmati. Solo una stretta minoranza non mangiava ciupa ciupa, ma quelli che non l'ha mangiato e seguiti nella vita poi hanno avuto un grosso successo. Ma non so se sia questione di pazienza quanto di modulare e rimanere sereno. Sentiamo anche un'altra. Buonasera, io ho visto un'immagine stamattina sul giornale dell'operaio di, non so se Pomigliano, che si è messo su una croce, perché era già stato condannato per qualcosa, e pensavo appunto alla pazienza e alla croce, pensavo a Termini Imerese, a Pomigliano, a Livorno, alla pazienza che devono avere tutti questi operai, in maniera un po' impaziente, spero. Mi piacerebbe sentire lei cosa ne pensa di questo. Dire francamente, appunto, non dobbiamo intendere la pazienza come sopportazione di tutto quel che accade, cioè c'è una giusta rivendicazione, cioè semmai, come dire, la pazienza nel costruire la giustizia, non nell'accettare l'ingiustizia. Cioè, questa è una cosa che assolutamente bisogna tenere presente, poi nei gesti singoli e nelle situazioni singole adesso bisognerebbe calarsi e non mi pare il caso, ma appunto bisogna pazientemente, tenacemente e con forza cercare di, il più possibile,
costruire quella che pensiamo sia giustizia, perché poi anche qua usiamo sempre delle parole un po' in maniera sommaria, e non appunto accettare in maniera sottomessa la giustizia, questo mi sembra evidente. Una domanda velocissima. Sarò breve. Può essere che la speranza sia troppo? Sì, ma ricordo, non c'è altro che sta parlando laggiù. Solo chi ha il microfono parla. Solo chi ha il microfono. Vai. Lei. Potrebbe essere la speranza un contenitore o un contenuto del dubbio? La pazienza, la pazienza, scusate. Potrebbe essere un contenitore del dubbio. Mi viene in mente un opuscolo della Jussenaar intitolato I 33 nomi di Dio. Uno di questi è, la recitavo così: il nome di Dio è nel silenzio tra due amici che stavano discutendo. Cioè, se il dubbio è uno strumento della pazienza. Magari a questo risponde sempre di buone. ma sì, naturalmente, cioè il dubitare significa poi semplicemente il pensare. E quindi certamente per il pensiero ci vuole pazienza, ci vuole tutto quello che abbiamo detto: attesa, valutazione, rischio. Sì, direi semplicemente di sì. Sì. Sì, ma anche la pazienza mette a dura prova il dubbio. Non la sentiamo senza microfono. Anche nel paradiso terrestre ci fu bisogno di trovare una scorciatoia, il fascino di mangiare la mela piuttosto che aspettare la versione naturale dell'uomo. Va bene. C'era qualcun altro? Io direi anche due, poi no, sarò velocissimo. Quando lei parlavate di pazienza e così via, io pensavo alla pazienza dell'uomo, la liberazione dell'uomo. Ma la Chiesa, in questo doppio passaggio tra la pazienza biblica, perché l'uomo è lì sempre e lavora, e c'è quell'altro che utilizza i suoi guadagni, i suoi frutti. Ecco, io l'Eva ci forma una visione un po' anche diversa della pazienza, ma per millenni la Chiesa si è opposta per la pazienza alla liberazione, per la pazienza, per il principio di pazienza, pazienta, così sentiamo l'ultimo, poi rispondiamo a tutte e due. Interessante tutte le riflessioni che sono state fatte. Io attingo però al linguaggio ordinario, quando si colgono tre dinamiche interessanti per l'uomo, che consistono nella santa pace, santa ragione e santa pazienza. Sì, non a caso santa pace, santa ragione e santa pazienza sono sì, va bene. Volevo spostare un pochino l'attenzione su un altro aspetto. Secondo... Volevo chiedere questo: se la pazienza è una qualità del pensiero come mente o come anima. E poi, nella definizione che avete dato, molto, molto bella, che è quella della cura, mi sono chiesto, ma se la guerra è, quindi nella sua parte oppositiva,
alla pazienza che è l'impazienza e quindi è non cura. Di che cosa non abbiamo avuto cura noi perché la guerra sia comparsa? Grazie. Dunque, santa pazienza, santa pace, santa ragione, non a caso sono diventate delle locuzioni così un po' vuote, per cui non so, questa associazione della santità alla pazienza, alla pace e alla ragione, secondo me è una, come dire, così, una formulazione linguistica che si è svolta nel tempo e che non ha una grande ragione d'essere, tanto più che appunto proprio per questo forse sono locuzioni che si usano poco in questi tempi, no? Cioè si sono un po' scarnificate. Qualità del pensiero, che dicevo, qualità dell'anima. Ah beh, non lo so, io non starei a fare queste distinzioni, se no ci addentriamo di nuovo dentro codificazioni, che cos'è l'anima, che cos'è il pensiero. Cioè, sono tutti appunto, come i volti di Dio sono tanti, eppure essendo Dio uno, anche le espressioni della vita umana sono tante, pur essendo la creatura umana una sola, per cui... la pazienza può essere nella mente, nel pensiero, nel corpo, c'è una pazienza del corpo, il corpo che patisce, che subisce, che attende e anche che eccede e desidera. Quindi questo è l'essere umano nella sua interezza, che poi sia la mente o il cuore o il corpo stesso, secondo me sono distinzioni che di volta in volta certo vanno operate, ma insomma. E quanto alla Chiesa, sì, va bene, ovvio che la grande Chiesa è sempre stato uno strumento di conservazione, questo è evidente, però dipende che cosa intendiamo per Chiesa. Appunto, Chiesa è anche l'Ecclesia, la piccola comunità dei seguaci di Gesù. Chiesa è quando due o tre sarete riuniti nel mio nome. Chiesa è certamente il grande, come si dice, la manifestazione religiosa del volto imperiale, quindi Chiesa è tante cose e certamente la grande istituzione ha sempre usato la pazienza come strumento di sottomissione, però poi lì avrebbe fatto un grande lavoro, cioè i testi biblici non dicono questo, quindi non possiamo fare una sintesi così, cioè occorre agire dentro la materia della storia, dentro la materia delle cose. E forse su questo io chiuderei.